Ragazzi, qui è Montro 88 per il canale di Italian Idiots. Oggi siamo qui nel menu di Battlefield 4 per vedere le assegnazioni. Cosa che potete fare, come ricordo a tutti, sul Battlelog per le proprie assegnazioni e anche quelle degli altri. Vedere quali vi mancano e quelli quali avete già fatto. Io sono qui non per dirvi questa stupidaggine, più che altro per parlare delle future assegnazioni che ci saranno col pacchetto DLC Naval Strike. Allora, per vederle bisogna andare semplicemente sul menu, il mio soldato, premi e cliccando R1 andando su assegnazioni. Ecco, a me mancano qualche assegnazione, cioè quelle della campagna e un altro paio normale del gioco. Perciò vedendo questi spazi vuoti non pensate che non ne abbia fatte. E infatti, guardate, tutte quelle bronzo io le ho fatte, almeno personalmente le ho fatte. Allora, a me manca ad esempio, mi manca il guerriero terrestre. Assegnazione che viene sbloccata solo e unicamente dopo aver raggiunto il livello 100. Ricordo a tutti, questo è oro almeno, alcune delle oro. Magari farò un bel video, che ne pensate se faccio un bel video su come utilizzare, perché ad esempio a me manca il VTC, una medaglia VTC, ho fatto pochi nastri se non mi ricordo male. Infatti adesso andiamo a vedere, se non sbaglio ogni volta per cercare un nastro qua è doloroso. Allora, eccolo qua. Se non sbaglio era questo. No, non era questo. Indicatore, GP, VTC. Ecco, ne ho soltanto 15. Per conseguire la medaglia ne ho bisogno di 50, perciò me ne mancano 35. Magari potrei fare un bel video su come utilizzare il VTC. Questa non è una brutta idea. Allora, eccoci qua. Poi vabbè, caccia, vabbè, ve l'ho fatto già vedere. Chi ha seguito il canale lo saprà, chi non l'ha seguito lo rimando sul video. Vabbè, queste piastrine lasciamo perdere. Queste sono tutte medaglie della campagna. Assegnazioni DLC. Eccoci qua. La prima che subito prende occhio è l'assegnazione, Prospettiva Recluta Phantom. Ancora non si sa nulla, ma vi prometto che appena saprò qualcosa posterò un bel video su come eseguire, attivare questa assegnazione. Sicuramente sarà attivabile da dopo l'uscita di Naval Strike, perché ho già controllato, vi assicuro, ho già controllato ovunque tutte le mie fonti che non c'è, al momento non c'è ancora nulla su questa prospettiva. Pardon, su questa assegnazione Phantom, Recluta Phantom. Allora, eccoci qua. Colpire forte, sempre raggiungibile, sempre attivabile solo e unicamente con Naval Strike, che ricordo a tutti uscirà verso fine marzo per gli utenti premium. Ricordo, fine marzo, utenti premium. Per quelli non premium, per chi se lo vorrà acquistare, uscirà dopo marzo, dopo 15 giorni dall'uscita per quelli del premium. Allora, colpire forte, distruggi 20 imbarcazioni. Non credo sia una assegnazione alquanto difficile, perché basta mettersi con la barchetta, un elicottero o quant'altro. Bisogna sempre vedere la mappa, cosa ti dà per farlo. Poi passiamo al secondo. Ah, qui ti dà l'SR2. Credo che sia un fucile PDV, una mitragliatrice leggera. Vedremo. Allora, qui ti dà una piastrina titani d'acciaio. Distruggi un obiettivo in assalto a portaerei. Anche questa potrebbe essere leggermente più complicata, ma se ci si mette dietro, magari anche facendo i nabbi con qualche amico, basta essere in quattro attivando le portaerei una alla volta e siete a posto. L'avete eseguita. Ovviamente ricordo a tutti che per poter eseguire queste assegnazioni bisogna raggiungere almeno il grado 10. Spero per voi che tutti l'avete raggiunto, se no mettetevi dietro. Allora, questo invece è il nastro fucile d'assalto per 3. Allora, credo e spero che non sia tutto da fare in un'unica partita, perché ricordo a tutti che per poter fare un nastro bisogna fare 5 uccisioni con qualsiasi arma. In questo caso ti richiede un fucile d'assalto.
Per farvi un esempio, l'F2000, l'L85A2 e via, e così dicendo. Esegui 20 tiri alla testa con fucile d'assalto. Io vedendo però qua 0 su 3 e 0 su 20, credo che si possano fare anche in più partite, nel senso non tutto in una partita, perché se fosse così, ragazzuoli miei, c'è veramente da bestemmiare. Nastro LMG per 3. Ecco, qui si attiveranno la peggior camperaggine di questo pianeta, perché sicuramente ci sarà in qualsiasi mappa nuova di Nova Strike sulla portaerei, ci sarà sicuramente qualche angolo remoto dove i tuoi amici dove ti possono bloccare l'entrata e iniziare a camperare con questi fucili. Che ricordo a tutti, all'inizio sembravano delle pallini, perché non uccidevano neanche a pagarli. Con gli ultimi aggiornamenti, fortunatamente, sono riusciti a ampliare un pochino la potenza di queste armi. Distruggi tre veicoli come supporto, basta mettere un po' di claymore, un po' di, perdon, mine qua e là, un po' di C4, mine, un po' di C4, perdon. Opla, ho sbagliato pulsante, scusa, chiedo scusa. Ta ta ta. Eccoci qua. Nastro fucile di precisione 3 per 3. Esegui 5 incisioni con C4 su mappa NS. E si sblocca l'SR338. Il fucile SR338 è un fucile FPS, ovvero quelli semi-automatici. Per intenderci, quelli alla Star Wars. Quando ti sparano sembra di essere nella guerra a raggi laser. Chiedo scusa, sono un po'. Apro e chiudo parentesi, sono qua che sto registrando questo video con la febbre, perciò potete immaginare. Solo per voi, ragazzi, eh? E per non farmi sgridare da Odonto Marco, che sia chiaro. Allora, qui i nostri fucili di precisione per 3. Ricordo a tutti che qua, comunque sia, per fucili di precisione bisogna fare almeno 5 kill. O colpi alla testa, adesso non mi ricordo bene, ho un vuoto di memoria in questo momento. Vabbè, esegui 5 incisioni con C4 su pappe Naval Strike. Vogliamo un trucchetto nabo? C4 sul dove piazzano la cosa. Appena entrano, babum, baby. Poi c'è questa assegnazione. SV40 è una pistola tipo Magnum. Credo sia più piccolina. Allora, 10 incisioni a granata impact. Qui si potrebbe fare la nabbagine, ovvero metrò, granata impact, supporto ricaricando. Lanciando a grappoli proprio, via, e credo che si facciano abbastanza facilmente. Questi sono i miei piccoli consigli, poi se avete altre idee ditecele pure, senza problemi. 10 incisioni con i dardi UGL, 10 incisioni con UGL LVG. Domanda, UGL. UGL, io ho un dubbio, non è l'M320, ragazzi? UGL, credo di sì. Vabbè, comunque sia, io adesso è un video esplicativo un attimino, leggero. Quando si potranno fare queste assegnazioni, vi dirò, ma quando ci saranno più dettagli, vi aiuterò anche in questo. Nastro PDV, mitragliatrici leggeri, ricordo a tutti, nel geniere, sono quelle piccole mitragliatrici, bisogna fare 3 nastri, perciò 5, 15, 5, 10, 15 uccisioni. Ricordo a tutti, 5, per prendere un nastro bisogna fare almeno 5 uccisioni in una partita. Non di fila, anche morendo, eh. Distruggi 5 mezzi aerei d'attacco con i lanciarazzi. Qui mi sovviene un dubbio. Lanciarazzi, loro cosa intendono? Tutti i lanciarazzi, che sia l'Igla, lo Stinger, o intendono soltanto gli RPG o lo SMAO? Questa è una domanda a cui vi risponderò appena si attiverà queste assegnazioni. Gioca 10 ore a Nova Strike, vabbè, basta mettersi un po' e la si esegue. Ah, ecco, prima, con questa assegnazione, appunto, con la morte dal basso, con questa assegnazione si riceve la mina AA, credo che sia mina antiaereo, aerea. Ovvero, questa mina qua mi sa che farà bestemmiare tante persone, me compreso, specialmente perché sono uno che ama andare moltissimo con gli elicotteri. Vedremo un po' di più, ne sapremo di più avanti. Vabbè, qua di dire c'è uno strike, sono uscito con la mina. 20 turni d'assalto in portaerei. Vabbè, queste sono le altre.
altre cose, appunto, ok, questa è sempre la assegnazione Phantom. Boh, ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto in qualche modo, di avervi illuminato un po' sulle nuove assegnazioni. Ecco, voi direte, come faccio ad avere, magari, alcuni di voi lo chiederanno, altri no, gliene fregherà proprio un emerito Sega. Battlefield ultimamente sta facendo questi errori, nel senso sta pubblicando ancora prima che esca l'espansione, credo per sovvenire eventuali problemi di bug o là o quanto o che sia, le assegnazioni, le armi, perché se voi, adesso io non riesco in questo momento, non si può fare, nel gioco, durante il gioco andate a vedere le vostre armi, ci sono già le armi. Non utilizzabili, ovviamente, delle che si sbloccheranno eseguendo queste assegnazioni. Ok, io purtroppo da qui non posso farvi vedere i trofei, perché come esco da questa modalità, lui automaticamente mi stoppa la registrazione. Volevo farvi vedere i trofei di quelli nuovi. Magari in un altro video, appena capirò come fare la registrazione da computer, ve li mostrerò in un altro video. Qui è Montro88 per il canale di Italian Idiots. Spero di esservi stato d'aiuto o di avervi spiegato almeno cosa ci aspetterà in Naval Strike. Io vi chiedo un favore, questo è un appello per voi. Ultimamente non ho molte idee, io mi piacerebbe che interagiste un po' di più con voi, con me specialmente, anche con Don Marco. Ma Don Marco ultimamente ha molti più giochini, ha avuto più possibilità comunque, di acquistare o gli sono stati regalati, non so, non sono affari miei, chiedo scusa, per altri giochi. Io purtroppo, ve lo dico con tutto il cuore, in questo momento non ho possibilità di acquisto di altri giochi, a parte quelli che ti danno gratis su PlayStation Store. Su Battlefield vorrei che mi interagiste un po' di più con me, mi dite cosa fare. Quale video vi piacerebbe vedere? Sfidate me, sfidatemi, sfidatemi. Tipo, fai 20 kill con quell'arma, fai 20 kill con quella. Ditemi voi, sfidatemi. Aiutatemi a interagire un po' di più col canale, ragazzi. Perché vedo che stiamo crescendo, vedo che ci seguite. Lo vediamo tutto. E la cosa ci fa molto, ma molto piacere. Premetto, io ho fatto questo video oggi perché non, essendo con la febbre non riesco a giocare perfettamente. Ho detto, per non scaricare ancora il lavoro su qualcun altro, ho detto, vabbè, facciamo un video dove possiamo spiegare un pochino queste cose. Io vi saluto, sono Montro88 per il canale di Italian Idiots ancora. E buona serata ragazzi, buona giornata e in bocca al lupo per tutto. Ciao!